Signore e signori, buongiorno, alleluia. Oggi iniziamo la seconda corrente di video della divulgazione del mercoledì. Perché ho pensato sta cosa, che siccome il venerdì c'era live, il sabato il video commento, il lunedì l'amaro, la domenica se tutto va bene il calcio, o a volte la cucina, ma quando faccio i video questi qui sulla divulgazione, perché abbiamo detto che gli argomenti erano due, no? Due grandi colonne di argomenti, ma musica e quello lì, tutto il tema della disabilità, che oggi appunto iniziamo, facciamo due video di là, due video di qua, dopo due video di questi ripartiamo sulla musica, eravamo rimasti a perché le note sono 7, se vi ricordate. Allora, comunque adesso iniziamo un pochettino anche l'altro argomento, altrimenti ce lo dimentichiamo. Quale giorno meglio? Il mercoledì, sarebbe un giorno proprio perfetto, sta proprio lì in mezzo. Uno statisticamente va a vedere il mercoledì e il giorno in cui sul mio canale non faccio mai un tubo. Forse qualche volta che c'è la Champions, il commento di calcio il mercoledì, ma ormai quella lì ce la siamo giocata. E quindi eccoci qui a parlare del secondo grande tema. Per chi non si ricordasse questa cosa, ho anche estrapolato questa immagine dal video. Mettiamolo un attimino bene in alto. Che vi ricordate, video commento capitolo 977, c'è strike, pochi giri di parole, vado al punto. Lo faresti un video con me incentrato sulla disabilità? So che è un tema a te caro, ascia mia. Io sono un educatore, vorrei iniziare a portare sul canale qualche contenuto del mio lavoro, eccetera, eccetera. E molti avevano... No, ho tolto la cara. Molti avevano apprezzato, no, questo genere di cose, appunto, che prendiamo qualche messaggio. Ecco, ad esempio, giusto per chiarirci, qualcuno ad esempio che rispondeva: ciao Strack, ho apprezzato tantissimo l'ultimo messaggio che hai letto sulla disabilità, commenti del video, da fisioterapista ti ringrazio di parlare dell'ICF, anche perché per chi non si ricorda, in quel video si parlava della ciurma di killer, tutti ridevano fa per non far sentire in disagio, no? Quelle storie one pissiane. E allora parliamo, iniziamo a parlare un po' di questo tema, un tema a me molto caro, quello che sfoglio in mano, è la mia tesi di quando poi all'università di Padua ho studiato codeste cose. Allora, è un argomento veramente molto interessante, molto affascinante, ci vorrà un po' di tempo e il mio sogno è quello di sensibilizzare un po' tutti. Quando si parla di divulgazione è sempre un tema poi particolare, ne abbiamo già parlato, no? Ma in questo caso è un po' diverso, perché di solito c'è un po' il rischio quando si fa una divulgazione troppo spicciola che dopo le persone si sentono troppo esperte e così via. Qui invece sul tema della disabilità è un po' diverso. Secondo me, innanzitutto l'importante è sensibilizzare per certi aspetti, ovviamente. Ma il tema della disabilità, in realtà, io lo dico sempre, è un tema che riguarda tutti noi. Voi direte: ah certo, perché tutti potremmo avere in casa qualcuno, un parente, un amico, importa, che va a fare disabilità. No, perché la disabilità è qualcosa che aleggia, ok, grattiamoci tutti quanti insieme al 3, 1, 2, 3, grattiamoci, ma aleggia un po' sempre anche su di noi. A parte il famoso incidente, quello ci resta, che perde l'uso di qualche arto, ma a parte quello, andiamo tutti verso la vecchiaia. Ed è difficile che il giorno prima hai fatto 4 serie da 120 kg alla panca a 99 anni, il giorno dopo schiatti. Si va lentamente, no? E quindi siamo tutti più o meno portati verso quel binario lì. Allora è importante sensibilizzarsi per tutti, per la società, per entrare in un certo aspetto. Questa è la prima cosa importante. E la seconda cosa è che, come vedremo sin da subito, perché nel primo video volevo fare un po' la storia del percorso, almeno qui in Occidente, di come venivano trattati i diversi casi di disabilità, e capire che se noi vogliamo sempre migliorare ed evolverci anche come società, come civiltà, dobbiamo tenere sempre a mente questo aspetto. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando principalmente di questa cosa qui. Bambi, cerbiatti, la natura. Allora, come funziona la disabilità nella natura? Funziona in una maniera, voi già avrete capito, è intuibile, in maniera molto atroce, perché alla faccia di quelli che dicono che l'uomo è l'unica bestia sulla terra e tutti gli altri animali sono cari e piacevoli, ma in realtà già ce lo siamo detti, non è affatto così. Gli animali sono bestie spregevoli, e lo dico da uno che ama terribilmente gli animali. Io addirittura sono aracnofilo, amo i ranni. Però che vuoi dire dei ranni? La tarantola, si sa, dopo che il maschietto le ha infilato il seme nell'addome con i suoi, sapete come funziona, che liceri, la tarantola femmina di solito mangia il maschio. Cioè, è normale, una tarantola maschio campa 4-5 anni, la femmina 14-15, quindi la natura è spietata coi maschi da questo punto di vista.
Ma sono discorsi diversi, è la natura. Che cosa succede in natura? I pinguini, si sa, fanno solitamente stupro, sì, o addirittura necrofili, cioè vedono una pinguina morta e ci vanno addosso, cioè sono animali, sono bestie. Come funziona tutto questo nella natura? Beh, purtroppo è una scena terribile, ma può capitare che nella famiglia di cerbiatti possa nascere il cerbiatto con la zampina. E niente, la mamma lo lascia lì, ha il momento di tristezza, il momento in cui si gira, se lo guarda per l'ultima volta e poi prende tutta la cucciolata e se ne va, il piccolino va dietro. È la natura. Perché se si fermasse e tornasse indietro perderebbe lei con tutti i capre e cavoli, diremmo, cioè perderebbe tutto, gli altri cuccioli, lei deve andare e la natura è così. Da un certo punto di vista, molto darwiniano, tecnicamente sì, poi si fa anche questa selezione, perché a volte nella natura su 10 cuccioli ti può nascere quello lì speciale, che poi è tutto relativo, e può nascere quello lì speciale dall'altro punto di vista, peggiore, diciamo, che purtroppo più che avere delle qualità eccelse ha delle cose in meno, e la natura è spietata da questo punto di vista. Poi ripeto, le qualità eccelse sono sempre relative, perché nasce un esemplare più resistente al caldo. Bene, se nasce in un periodo in cui fa più caldo perché c'è un riscaldamento del pianeta, a culo, altrimenti schiatta, quindi non è poi una qualità assoluta ma è relativa. Comunque, la natura è così. Allora uno direbbe, quindi se la natura è così dobbiamo anche... No, e infatti, ad esempio... Parlando di un altro tema che non ci azzecca niente con la disabilità, però giusto è concettuale e filosofico, quando a volte dicono, gli omosessuali, sì, l'omosessualità è accettata perché in fondo anche i leoni... Ma che ci azzecca? Cioè non è che l'omosessuale è giustificato perché un leone maschio copula con un altro leone maschio o un gorilla maschio? Che ci azzecca? Cioè noi non dobbiamo pensare a ste robe, non lo so, la gente è fuori di testa. Quindi torniamo a noi. Nella natura funziona così, ma noi non siamo... bestie, ci siamo evoluti apposta per evitare di situazioni del genere, perché lo ripeto, mamma cerbiatta non è felice di abbandonare un cucciolo, ma è costretta a farlo. Ma noi uomini siamo ben oltre, o no? Altrimenti di che cazzo stiamo parlando? E quindi allora andiamo a parlare un pochettino di queste situazioni. Ebbene, anche se io molto spesso ho detto i greci ci arrivavano sempre prima, i greci numeri uno, i greci così, vi voglio mostrare una fotografia pazzesca, il monte Taigito in Grecia. Celebre perché era il monte da dove gli spartani prendevano tutti i bambini nati difettosi e li lanciavano giù dal monte perché non servivano, erano un peso, o addirittura venivano visti come pericolosi, perché nasce il bimbo deboluccio, nasce il bimbo cieco, sordo, e se dopo quello si riproduce con una donna e fa, ovviamente, però dopo nascono tre bambini di cui due, e dopo aumentano quelli, e quindi andavano questa cosa, questa teoria, chiamiamola così, teoria, da eu, cioè buono, e poi genetico, e quindi nato, cioè nato buono, eugenetica. L'eugenetica è proprio, da cui deriva ovviamente anche il nome Eugenio, come si può, cioè bambino nato buono, e quindi l'eugenetica è questa roba qui, e i greci la praticavano. Ci sono ovviamente tantissimi tentativi di andare un pochettino a ricostruire la storia, di andare un attimino a rileggere, di dire no, ma forse non è proprio così. In effetti ci sono anche certe idee, però purtroppo nella Repubblica di Platone se ne parla, che converrebbe Aristotele, opposto però comunque discepolo di Platone, anche lui affermava che in effetti sì, andrebbe fatto. Poi avevano tutte le loro regole, il bambino... queste forse sono leggende, si diceva che veniva immerso nell'alcol per vedere se riusciva a resistere all'alcol, no? In modo da dimostrare che era forte, e poi veniva proposto agli anziani, gli anziani lo guardavano, lo studiavano, questo può andare, altrimenti lo si buttava giù dal monte Taigete proprio per Sparta, e gli spartani, vabbè, gli spartani ad esempio, tornando al discorso musicale, avevano rifiutato la musica, dicevano che indebolisse
l'animo, no? Quindi è uno dei pochissimi popoli nell'etnomusicologia che si sa non ha mai fatto musica, non ha lasciato nulla, ma volontariamente, perché quello è un aspetto particolare. Tutti i popoli hanno avuto la musica tranne quelli che l'hanno scartata, diciamo, e Sparta è uno di questi pochissimi. Voi direte, vabbè, ma non è che adesso ogni cosa che fanno i greci la devono fare pure i latini. I latini, allora, andando a Roma, sì, le leggi delle 12 tavole, le mitiche 12 tavole, un sistema di leggi molto importante che praticamente hanno proprio preso dai stili, dalla cultura greca e l'hanno riadattato, e purtroppo anche lì tecnicamente l'eugenetica era vista come cosa buona e giusta. I romani in fondo sono un altro popolo bellicoso. Si sa quanto mettessero la guerra in primo piano, e addirittura citiamo una bellissima, ironicamente, frase del buon Seneca, quindi per cultura personale secondo me è importante sapere ste robe. Seneca: cito necatus insignis ad deformitatem puer est. Un bambino chiaramente deformato deve essere condannato a morte. Grazie Seneca, grazie per il tuo intervento. I mortacci tua stanno parlando di Roma. E questa è un'idea. Iniziamo a pensare quindi a questa roba qui. Immaginatevi oggigiorno, nel 2020, che uno propone una roba del genere. Voi come rispondete? Rispondete, e che cazzo, torniamo indietro di 2000 anni? Altrimenti, tanto vale, torniamo indietro di 20.000 anni e ci mettiamo a vivere nella natura con Bambi e cerbiatti, così. Invece no, perché noi dobbiamo andare, no? Avanti, anche se a volte uno legge i social e pensa di essere tornato indietro, però quella è un'altra storia. E quindi andiamo avanti e arriviamo ad esempio finalmente ogni tanto una cosa buona, la Magna Carta firmata da Giovanni Senza Terra. Siamo in piena Inghilterra e in effetti inglesi e soprattutto francesi, mi duole ammetterlo perché mi stanno sui francesi, no, non è scherzo, i cugini transalpini li vogliamo bene anche se li odiamo, però sono popoli un attimino più avanti da questo punto di vista, e avanti in questo caso veramente è giusto dirlo perché c'è un indietro e c'è un avanti. Da questo punto di vista l'avanti è robe come la Magna Carta, non è specifica sulla disabilità, però perlomeno si inizia a parlare dei diritti dei cittadini, diritti degli uomini. Anche il re può essere sottoposto alla legge. Guardate ragazzi, sta roba pazzesca dal punto di vista concettuale, no? E voi direte, bene, 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 siamo intorno a 1200-1300, finalmente ci stiamo aprendo a questo mondo fantastico. E invece, vum. Perché? Perché purtroppo nel Medioevo, e qui questa è una cosa molto importante da sapere per cultura personale, fidate, questa è veramente bella da sapere, il Medioevo. Come è vissuta la disabilità nel Medioevo? Male, ma proprio male. Cioè, ma non dice proprio uno dice male, male. Cioè proprio M maiuscola Ale proprio. Praticamente la disabilità è vissuta nel Medioevo come peccato. Sapete che nel Medioevo tu non potevi dire una domanda, che ore sono? E ti rispondevano Dio, sono le 10. Perché nel Medioevo tutto deve ruotare intorno, no, alla filosofia medievale, l'arte medievale, la musica medievale, tutto deve ruotare intorno a Dio, a meno che è qualcosa di profano, ma in generale tutto ciò che è concettuale, quindi anche politico, e ruota intorno a Dio. Ora, voi direte, vabbè, allora stiamo a posto, calcolando che Gesù Cristo è uno che con i suoi capelli puliva i piedi dei lebbrosi, stiamo a posto, significa che i disabili venivano messi su perché Gesù guariva i lebbrosi, guariva i ciechi, ridava la vista, ridava la sordina dell'udito, siamo a posto, quindi i disabili venivano rispettati, curati, amati, come ha fatto il buon Gesù. No! Perché abbiamo dimenticato che siamo esseri umani. Quindi Gesù dice porgi l'altra guancia e io interpreto ammazza, fai le stragi, roghi, ammazza tutti quanti. Come? Non lo so, siamo esseri umani, siamo fatti così. Mi verrebbe da bestemmiarci addosso, non lo so, però si va verso questo genere di interpretazioni, ok? E quindi ci sono state situazioni particolari nel Medioevo, bene o male, quindi la disabilità era peccato. Quindi immaginatevi una scena, bambino, persona con una grave disabilità, magari un ritardo mentale o altre cose, peccato. La mamma ha avuto quel bambino fuori dal matrimonio, il papà sarà sicuramente un peccatore, ha satanato sicuramente quella famiglia lì, se entra in chiesa avrà il calore, brulleranno, saranno posseduti dal demonio perché un bambino così.
In realtà c'è sempre quell'aspetto di eugenetica dietro, mi sembra ovvio, no? Però al tempo stesso l'idea era un po' questa. Quindi che si faceva? Siccome l'omicidio comunque non era ben visto, non era così facile prendere i bambini e buttarli giù dal monte Taigedo, al massimo i genitori delle volte li nascondevano perché se ne vergognavano. E questa cosa qui in realtà, in un fortissimo clima bigotta, potrebbe ancora esserci. Io ad esempio ho conosciuto persone, ovviamente di mentalità chiuse, famiglie molto arretrate dal punto di vista, no, cognitivo, concettuale, che ad esempio ho conosciuto una persona che diceva, anziana, adesso probabilmente forse non è neanche più viva, sarà, se no intorno a 100 anni dovrebbe, però avevo una figlia con la sindrome di Down, no, la trisomia 21, e sì, la nascondeva, cioè nel senso che lei non l'aveva mai fatta vedere a nessuno. Se aveva un ospite in casa, prendeva la figlia, la chiudeva in camera da letto a chiave, parlava con l'ospite, quando se n'era andato la faceva uscire. La bambina non poteva mai uscire ed è arrivata adulta così fino a 40-50 anni, per dire, che è vissuta pure per... E poi è morta buon'anima, e comunque sì, non poteva uscire. Quindi questa mentalità poi si è portata avanti, perché sappiamo che purtroppo questo bigottismo, basta conoscere un po' la pagina del Signor Distruggere, dove ci sono donne che quando hanno il mestro hanno paura di toccare le piante, se no non sono pure. Ci sono ancora queste idee pazzesche dietro, ma giustamente si strascichi di storia, non è che li riesci a buttar via in breve, no? Però comunque c'è ancora un po' questa idea qui. L'idea medievale è pazzesca, è spaventosa, a me ha fatto veramente paura. E dall'altro punto di vista, cioè la disabilità, dal punto di vista di come curare la disabilità, ne parliamo. Cioè lì poi magari non esisteva neanche un vero scompartimento medico come abbiamo noi oggi, no? Neuropsicomotricità, che ne so io. No, all'epoca proprio la roba pazzesca. Comunque andiamo un pochettino sul finale, quindi arriviamo alle cose belle. 1789, e abbiamo finito questa prima parte del video, perché da questo momento in poi, dopo 1789, sì, è quella data lì, ragazzi, la Révolution Française, eccoli che lì, sì, loro, proprio loro, i francesi, iniziano a tirar fuori la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Però già qui, primo problema. Voi direte, bellissima la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, del home, c'è pure odom, no? Il profumo home, dell'uomo. E la femme è la donna? E l'uomo con una disabilità è comunque uomo? O è mezzo uomo, ad esempio, che ne so io, no? Per dire. Quindi che cosa intendi per uomo? E qui entriamo nella parte dell'interpretazione della legge, dove si mischia poi la filosofia politica, la filosofia etica, perché la filosofia c'è sempre dietro, e quindi da questo punto concettuale, da questo momento in poi, si inizierà ad aver rispetto per questo argomento, ma sarà un viaggio molto lungo e quindi ne parleremo nel prossimo video. Il buon Diderot, uno dei promotori della Révolution Française, lui ad esempio si è cuccato dei giorni di carcere, in cui tra l'altro Rousseau lo andava sempre a trovare. Queste sono cose interessanti da sapere, proprio perché lui aveva scritto un piccolo saggio dove parlava della cecità. No, era una lettera rivolta ai non ciechi a proposito dei ciechi. Lui cercava semplicemente di difendere, perché nell'illuminismo, per uscire da quel secolo, da quei secoli bui, perché in questo caso veramente sono bui quelli medievali, su questo argomento, non su tutto, ma su questo argomento sì, stavo distruggendo il microfono. E allora Diderot cercava un pochettino di combattere, tra le varie cose, anche su questa galera subito, però inizia lì poi un percorso molto molto affascinante. Direi che per oggi può andare bene così. Io spero che questi video vi possano interessare, e già mi sono messo d'accordo con il ragazzo di cui prima, cioè il buon Federico, dove cacchio era, eccolo qui, il buon Federico, che dopo alcuni video, magari questo è il prossimo, inizieremo poi ovviamente a fare anche questi talk show con invitati di persone esperti, personaggi importanti che trattano questi argomenti, delle rubriche di divulgazione. E lui, così come ce l'avevamo promessi, che è un po' tutto iniziato anche da questa intervista, faremo una bella intervista in live, sempre così 15-20 minuti, dove parleremo poi delle sue esperienze in questo argomento qui, e quindi per sensibilizzare un poco. Allora,
concludo. È bello sapere la divulgazione magari musicale, ma anche scientifica, biologica, tutto quello che volete. Però magari la divulgazione su questo argomento qui è ancora più sensibile, perché le cose che si vengono a sapere comunque poi ti aprono la mente. È molto molto interessante l'argomento, e anche quando si parlerà della filosofia, di come interpretare certe cose. Diritti dell'uomo, ha pensato di fare una cosa buona, in realtà ha scartato le donne. E come te frega. E infatti adesso si chiama diritti umani. Piccola, comunque poi ne parleremo anche di questo. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia interessato. Ciao.